Mi chiamo Domenico Mastro di Casa, sono un makeup artist, bro artist e lami maker. Quello che faremo oggi sarà l'architettura del sopracciglio, quindi andremo a ridefinire il sopracciglio di Deborah andando ad individuare i punti esatti in cui ridefinire il sopracciglio sul viso, dopodiché procederemo con una tecnica di riempimento makeup. La prima cosa che andiamo a fare sul viso di Deborah è individuare il centro del viso, quindi andiamo a dividere il lato destro dal lato sinistro. Per farlo utilizzo il calibro, vado ad immaginare una retta che passa dall'arco di Cupido al centro del naso e divide esattamente il viso in due. Adesso vado ad individuare il punto d'inizio del sopracciglio. Posiziono il calibro esattamente sul lato del naso, poggiandolo alla narice, e vado ad intersecare l'angolo interno dell'occhio. In questo modo saprò esattamente dove far partire il sopracciglio. Adesso è il momento del punto di altezza, e per farlo utilizzerò sempre il calibro, posizionandolo nella parte esterna della narice. Chiederò a Deborah di aprire gli occhi, guardare dritto a sé, un po' più in alto per favore, ed andrò a individuare il punto in cui, chiudi pure, il calibro interseca l'iride. Perfetto, questo sarà il punto di altezza del sopracciglio. Una volta terminato questo step, andrò ad individuare il punto di fine, vale a dire la parte esterna del sopracciglio, e per farlo immagino una linea che interseca l'angolo esterno dell'occhio partendo sempre dalla narice. Una volta fatto questo, cambierò la parte del calibro che utilizzo, in quanto chiaramente il viso non è simmetrico. Pertanto prenderò queste misure e le riporterò dall'altra parte del viso, utilizzando la parte iniziale del calibro. Individuo il punto di inizio del sopracciglio partendo dal centro e posizionando il calibro esattamente. Perfetto. Subito dopo individueremo il punto d'altezza, posizionando il calibro nella parte centrale, perfetto. Adesso vado a misurare la coda, partendo dal punto d'altezza arrivando al punto finale del sopracciglio. Chiaramente lo sto facendo in maniera frontale perché riesco ad avere maggiormente la visione del viso e quindi riesco a mantenere le proporzioni, cosa che non sempre da sdraiato è possibile. Ok. Perfetto, verifichiamo se abbiamo posizionato correttamente anche la coda. Terminato questo step, cambio strumento, non utilizzerò più il calibro, bensì utilizzerò un filo di cotone. Adesso andiamo ad individuare il punto di inizio basso del sopracciglio, quindi posiziono il mio filo esattamente lì dove individuo il punto di inizio del sopracciglio. Questa linea la porterò fino alle tempie, in quanto questa linea mi servirà a capire oltre quale parte non deve scendere la coda del sopracciglio, altrimenti lo sguardo risulterà languido. Individuo la parte centrale, quindi il punto di inizio,
Adesso mi posiziono sul punto d'altezza ed estendo nuovamente questa linea fino alle tempie. In questo modo. Una volta fatto questo, io ho individuato i vari punti. Adesso quello che andrò a fare semplicemente sarà unirli. Perfetto. Ok. Quindi adesso che cosa andiamo a fare? Andiamo a creare il vero progetto. Quindi andiamo ad unire i punti ed avrò esattamente la forma perfetta del sopracciglio sul viso di Deborah, entro cui ridefinirò con la matita. Unisco il punto numero 1 con il punto d'altezza passando dal centro. Perfetto, in questo modo avrò creato il tratto ascendente del sopracciglio. Ripeto lo stesso procedimento dall'altra parte. Adesso vado a creare il tratto discendente. Per farlo farò la stessa identica cosa, posiziono il filo sul punto d'altezza fino alla linea inferiore e traccio una retta che interseca il punto 0, quindi il centro del viso. Faccio lo stesso dall'altra parte. Adesso andiamo ad individuare la parte inferiore del sopracciglio. Andiamo a delinearla nello stesso identico modo, quindi mi posiziono sul punto inferiore fino al punto d'altezza. In questo modo avrò creato il corpo del sopracciglio, quindi il suo spessore. Perfetto, la parte finale della coda andrò a disegnarla a mano. Quindi vado ad unire il punto d'altezza con il punto finale. La linea tracciata in precedenza mi aiuta proprio a capire oltre quale punto non devo abbassare il sopracciglio. In questo modo lo sguardo risulterà più accattivante, in quanto il punto di fine sarà posizionato più in alto rispetto al punto di inizio. Quello che vado a fare adesso è intensificare il progetto che ho creato, dopodiché rimuovo tutte le linee esterne. In questo modo effetto dei leggeri trattini, vado ad unire e ad intensificare il progetto. Adesso procedo rimuovendo tutte le linee del progetto al di fuori dell'arcata, di cui non ho più bisogno, e passeremo poi al riempimento con la matita per il make-up, effetto microblading.